Con un fischio li raccoglierò perché li voglio riscattare. Secondo il Barna Group, che negli ultimi decenni ha condotto varie interviste per comprendere il rapporto tra fede e cultura, vocazione tra varie generazioni e tanto altro, secondo le loro indagini è sempre più frequente incontrare persone che affermano di conoscere il Signore, che sono fermamente impegnate nel Salvatore e che hanno una fede sincera e che tuttavia non vogliono avere alcun legame con la Chiesa. Si identificano come coloro che amano Gesù ma non amano la Chiesa. Queste persone credono di poter godere di una stretta relazione con Cristo, pur rimanendo assenti dalla Chiesa. Coloro che affermano di amare Gesù, ma non la Chiesa, sono identificati come cristiani atei, persone che affermano di amare Dio, ma passano la loro vita a negare ciò che Dio ha affermato. Si può essere cristiani e rinnegare la Chiesa? Il Nuovo Testamento dice chiaramente che Gesù è il fondatore della Chiesa. Infatti, il significato della parola ecclesia, da cui deriva l'inglese church, è assemblea o riunione di persone. La Chiesa, quindi, è un'assemblea di persone. Non si riferisce a un singolo individuo, ma a una collettività. Non c'è cristianesimo se non è vissuto in connessione con gli altri. L'essenza dell'esperienza cristiana trova il suo culmine quando due o tre sono riuniti, perché il Signore è in mezzo a loro. La Chiesa è lo strumento che Dio ha istituito su questa terra per mantenere accesa la nostra vita spirituale attraverso lo studio, la preghiera e il rafforzamento reciproco. Quando una persona sceglie di credere, la sua fede la fa entrare nella comunità dei credenti che costituiscono la Chiesa di Cristo. Ecco che la Chiesa è un insieme di persone che si riuniscono perché hanno sentito la chiamata di Dio e hanno ricevuto il messaggio di Dio. Sono coloro che hanno ascoltato la chiamata che ci invita a liberarci dalla schiavitù del mondo. Nella Chiesa si realizza la promessa di Zaccaria: con un fischio li raccoglierò, perché li voglio riscattare. Se avete sentito questo fischio, allora venite a unirvi ai redenti che sono riuniti nella Chiesa. Buona giornata e che Dio ti benedica.